buongiorno a tutti amici. Un altro bellissimo risveglio di fronte al mare. È poco vento, strano, e addirittura cielo sereno, magnifico. Però dobbiamo spostarci, dobbiamo fare la spesa e siamo riusciti anche a farci anticipare la visita di Davide. Quindi iniziamo a salire verso l'ospedale e poi inizierà il nuovo viaggio che vi faremo vedere. Solo posti nuovi e penso anche molto belli, piacerà molto. Ne parliamo a brevissimo. Adesso preparo le colazioni. Ha fatto talmente giornate brutte di pioggia, di vento, guardate in che condizioni il camper. Adesso devo per forza lavarlo. Dobbiamo fare spesa e lavare il camper, sono le due priorità di oggi. Ci spostiamo, questo posto è meraviglioso, ma purtroppo non c'era bel tempo. Comunque inizia la risalita verso Cugliera, visita di Davide, ragazzi. E si lascia anche la Spagna. Questa di Pulpí di Águilas è una zona molto bella, ma è anche presa d'assalto dai camper. E ce n'è davvero, davvero tanti. Ci sono aree sosta e campeggi diversi nel giro di chilometri e sono tutte strapieni. Più strapiene anche tutte le spiagge in libera. Noi a 37 minuti abbiamo impostato una Lidl. Abbiamo abolito la Lidl che stavamo cercando perché non ha parcheggio, quindi facciamo la spesa più avanti. Cambio della guardia, Dado, merenda, Rita copilotto. 1 ora e 7 minuti e una Lidl che conosciamo vicino a Santa Pola. Siamo appena entrati nella comunità valenziana di nuovo, siamo nella provincia dove faremo l'esame. La visita. Abbiamo fatto un po' di gas e un po' di gasolio, così se fa brutto tempo possiamo cucinare a gas, perché non è dei migliori. Nuvoloso, vento. Comunque 19 minuti alla Lidl e poi carichiamo l'acqua, scarichiamo la cassetta e poi di fronte al mare. Abbiamo fatto la super spesa come sempre, ma non vi abbiamo portato per non annoiarvi, tanto sempre la solita spesa della Lidl. Tanti vini buoni, vini da 3 euro, 3,50 euro in Spagna sono fenomenali. E tanta, tanta spesa, perché ho intenzione di parcheggiarmi e di non muovermi qualche giorno, me la voglio godere. E se fa belle giornate anche a prendere il sole, speriamo. Speriamo, dai. Abbiamo un po' tardato con la spesa, sono le 2 e oltre, non è da noi, soprattutto per la glicemia di Davide, ma pranzetto improvvisato, fettine, verdura, patate lesse, fagioli, e pranziamo anche oggi. Poi ci spostiamo e andiamo a fare i servizi. Santa Pola, dobbiamo pregare per una bella giornata. No, ritorno in Santa Pola. Ah, ok. 4:37, adesso andiamo a fare i servizi, Siamo rimasti qua nel parcheggio della Lidl dopo la spesa, abbiamo pranzato tardissimo e poi andiamo a parcheggiarci di fronte al mare. 9 minuti all'area sosta. Area sosta a 5 euro, tutto incluso, carico e scarico. È bellissima, pulitissima, in ordine, acqua potabile con un flusso forte, quindi va bene.
e si trova poi a 10 minuti dalle spiagge. Ci siamo parcheggiati, ci troviamo a Santa Pola, Elche. Questo è un parcheggio che utilizziamo spesso quando scendiamo a sud o risaliamo appunto per la visita di Davide. È un posto che ci piace particolarmente perché si può prendere il sole in primavera e anche in autunno, in quanto c'è una pineta meravigliosa con tante piante, tanta vegetazione, dove si può prendere il sole al riparo perché c'è ancora fresco in questi periodi. Vedete questa bella pinetta enorme, però volevo rimanere qualche giorno, ma credo che ce ne andremo domani mattina, perché mette brutto tempo anche domani, quindi non ci facciamo nulla qua a prendere vento e freddo. E sono riuscito, come vi ho già detto, probabilmente a spostare la visita di Davide, quindi possiamo già avvicinarci a Cugliera, appunto iniziare a interessarci per la visita. E poi, amici, siamo di nuovo liberi di viaggiare e vi sveleremo anche il nostro progetto di viaggio. Qualcuno di voi è curioso, ce l'avete già scritto, non vediamo l'ora di saperlo. A giorni ve lo facciamo sapere, ormai ci siamo. Vi faccio vedere, perché magari domani mattina ce ne andiamo, vi faccio vedere la spiaggia. Qualcuno di voi non la conoscerà, chi ci segue da poco. E questo comunque è un parcheggio molto libero, strapieno di camper sempre, proprio strapieno. È un bel posto, eh? È un bel posto. Tra magari 10-15 giorni che si sollevano un po' le temperature, è un posto meraviglioso, io lo adoro. C'è una bellissima spiaggia che arriva sino ad una città. È lunghissima, ve la faccio vedere anche questa. Si chiama Playa del Carabassi. Quindi domani via, partiamo, ci avviciniamo a Cugliera, dobbiamo prendere le insuline, dobbiamo contattare un dottore che ci deve dare un tesserino che abbiamo rinnovato, quindi dobbiamo fare varie commissioni. Abbiamo già messo l'oscurante perché di notte le temperature scendono ancora parecchio, magari 10-12 gradi, ed è bene proteggersi. Adesso ci chiudiamo in camper, cenetta, e poi un po' di TV, e anche oggi è andata. Per cena ci mangiamo due funghetti, una bella insalatona, poi Rita ha fatto delle melanzane, abbiamo dei pezzettini di formaggio con dei crostini. Oggi si cena presto, stiamo morendo di fame. Presto? Presto. E poi niente, ci guardiamo un documentario in TV. Un bel documentario e ci rilassiamo. Domani mattina ci aspettano un altro po' di chilometri, ma neanche più di tanto. Dado, ci vediamo domani. Buona. Un saluto a tutti, amici, ci vediamo domani, buonanotte. A domani! Buongiorno a tutti, amici. Alba tremenda, le previsioni mettevano brutto tempo, forse più tardi. E comunque stavo messaggiando con il dottore adesso e posso già avvicinarmi a ritirare un tesserino che era scaduto e quindi ci avviciniamo a Cugliera, iniziamo a accelerare i tempi così poi siamo liberi di proseguire il viaggio come sempre. Siamo alle colazioni e poi ritiriamo tutto e partiamo, non ci metteremo molto. Che sole che c'è! Potente, eh? Ah, che bello, questa sembra davvero una giornata primaverile, per la prima volta. Amo questa stagione, ovviamente, l'amo moltissimo. Le giornate più lunghe, inizia ad esserci davvero un clima e una temperatura gradevole. Le serate tranquille, magari di fronte al mare con dei bellissimi tramonti.
sole. Non c'è cambiato niente, mi acciacca uguale. C'è il sole potente. Prima di andare via però vi faccio vedere questo posto dall'alto. Facciamo una piccola dronata. È carino, è Santa Pola, è un bel posto. Playa del Carabassi. Un'ora e 45 e siamo a Cugliera, ragazzi. 162 chilometri. Devo anche lavare il camper che è in condizioni disumane. Però prima devo andare dal dottore. Priorità sempre a dado. E comunque ci siamo parcheggiati. È iniziato a fare bellissime giornate. Cioè oggi è strepitosa. Comunque prima del nuovo progetto di viaggio e quindi di lasciare la Spagna ancora qualche giorno, forse di sole e di mare, ce lo godiamo qua al sud della Spagna. Alla nostra destra i grattacieli di Benidorm, a noi manca un'ora e 02 a Cugliera. Mancano 12 chilometri e siamo in riserva fissa, è entrata adesso, anzi sta entrando, e devo trovare quindi un distributore, non lo so, questo mezzo consuma come una bestia, non so quanto possa durare la riserva, spero 10 chilometri sì, spero anche di più. Certo è che beve davvero tanto, davvero tanto. Ieri leggevo che scrivevano in un gruppo 8-9 al litro, secondo me il mio beve anche di più, farà 5-6, avevo calcolato. Ci siamo al centro di Cugliera e adesso andiamo al centro di salute. Un'ora e 40 minuti fatti. Sono riuscito a parcheggiare il camper, non è facile qua nel centro della città, è tutto occupato e poi moltissimi passo carraio. Comunque qualche minuto a piedi e sono al centro di salute. Due pensierini perché è di una gentilezza unica e per me è un grande piacere, quindi è il minimo che io possa fare. Il dottore che mi segue al centro di salute è una persona meravigliosa, di una gentilezza e una disponibilità unica. Adesso facciamo la visita e poi la dottoressa manda i documenti appunto a questo dottore e abbiamo finito tutto anche stavolta, possiamo iniziare il grande viaggio, ragazzi. Ci siamo, ci siamo. Adesso devo trovare un altro parcheggio e andare in farmacia a vedere se riesco a ritirare delle insuline e poi possiamo anche andare un giorno al mare in attesa del giorno della visita. Questo è il nostro parcheggio di Cugliera, ma non ci fermiamo, andiamo al mare, non ci facciamo nulla. Comunque a Cugliera riforniamo a 1,47 euro, 87 euro 59 60 litri e abbiamo fatto il pieno, era proprio a zero e quindi ho anche scoperto quanto è il serbatoio, 60 litri spaccati.
Adesso Lidl. Buona. Vai, vedi. Spesa fatta, adesso andiamo a parcheggiare al mare. Abbiamo fatto tutto in un attimo, super efficienti. Domani le previsioni meteo parlano di un 25 gradi col sole e quindi andiamo immediatamente al mare. Ci riempiamo l'acqua e parcheggiamo in spiaggia. Siamo arrivati nel nostro parcheggio vicino a Cugliera e stranamente, un miracolo, è anche mezzo vuoto. Adesso ve lo faccio vedere per chi non lo conoscesse. Parcheggione di fronte al mare, ragazzi, Buongiorno anche alla Rita, non si era ancora vista stamattina. Però ci sono. Sempre impegnatissima, per quello. Guardate che spettacolo, amici. Camper in prima linea di fronte al mare, Peccato che abbiamo subito la visita, possiamo rimanere un giorno e poi dobbiamo andare via. Ultimamente quando venivo qui era sempre strapieno di gente, sempre, ma proprio da andare via, non c'era la possibilità di mettere un camper. Invece adesso tanti, tanti posti liberi. Cosa ci prepari, Rita? Ragù veloce, pasta e poi carne insalata. Va bene, va benissimo. E poi andiamo a goderci il sole. Sole. E poi ho conosciuto un ragazzo di Madrid e più tardi mi faccio due chiacchiere con lui. E ve lo presento, un ragazzo che ha una officina a Madrid proprio per i camper, ha 5 operai e quindi ha detto che lui un camper lo smonta e lo rimonta. Dopo ve lo presento, Carlos. 70 grammi di pasta a testa, sembra molta di più forse per il ragù, che buona, sembrano 160. Buona, e poi senza panorama siamo, di fronte alla spiaggia a 3 metri. E senza parmigiano siamo. Ragù bianco. Di parmigiano, ragazzi, come sapete io ne metto poco. Se me ne lasci. Poco poco. Se me ne lasci. Poco poco. Ci mettiamo la zanzariera e si sta da Dio. Per un errore umano ci siamo accorti che non c'era acqua nel serbatoio. Ed eravamo già parcheggiati in spiaggia. Maledizione. Tranquilli di fronte al mare, adesso siamo dovuti venire qui e fare un casino. E fare un casino anche perché qui non abbiamo l'attacco giusto. No, qui non c'è attacco. Non abbiamo. Però noi con questa manovra forse falliremo. Falliremo, probabile. Molto. Prova del 9. Vediamo, vediamo. Attacca la pompa. Potrebbe funzionare, dato. Questa, ragazzi, è la chiusura 10.000, si chiama. Ecco qui. No, questo non lo dobbiamo più toccare. Chiusura 10.000, ragazzi. Tutorial. Vai. Siamo? Vai. Funziona. Una pressione tremenda. Almeno lo riempie velocemente. Guarda l'acqua che sta uscendo da qui. Acqua caricata, è stato molto molto difficile, ma ce l'abbiamo fatta e adesso ritorniamo in spiaggia. Avevo fatto bene alla fine ad andarmene da Santa Pola, Dado, hai visto? Bello, che non si. No, a parte che è bello, poi avevano messo le previsioni che si sarebbe rovinato, quindi saremmo rimasti parcheggiati lì per niente. E invece siamo già qui, abbiamo già ritirato tutto, insuline, Dado. Oh, è comunque di fronte al mare, in una bella spiaggia.